per ciò che riguarda gli aspetti che ti occupi, magari in generale, per cui scendiamo un pochino più sul dettaglio. Per un atleta, la differenza per un atleta, quanto è importante sia per lo stesso atleta, ma anche per la società. Un materiale umano che crede in sé. Sì. Ci sono tanti aspetti che fanno la differenza per un atleta e ci sono tanti aspetti importanti per una società. Per quello che riguarda un atleta mi vengono in mente tre aspetti, che sono creare una mentalità vincente, avere un dialogo interno potenziante e la gestione delle emozioni. Scendo un attimo nei dettagli per poter dare degli spunti alle persone che ci stanno vedendo e che ci stanno ascoltando. Cosa si intende per mentalità vincente? Si intende fare di tutto per poter fare una grande prestazione assumendosi la responsabilità delle proprie azioni, ovvero assumendoti la responsabilità delle tue azioni, senza trovare nessun tipo di scusa, senza trovare alibi, senza trovare nessuna giustificazione. Cioè dire che oggi hai fatto una brutta prestazione sul campo da calcio o su un altro terreno di gioco in base allo sport di cui ti occupi perché piove, stai trovando un alibi. Tu devi avere la forza mentale, la mentalità di vincente, di fare del tuo meglio nel momento in cui sei sul campo da calcio. Questo significa creare una mentalità vincente. Poi ho accennato al dialogo interno. Le parole che ti ripeti, le domande che ti poni, quali parole ti stai ripetendo in questo momento? Quali sono le domande che ti poni? Perché sbaglio? Sarò capace? È possibile? Me lo merito? E se poi faccio questa azione e si verifica un errore? Questo è un dialogo fortemente depotenziante che fa sì di portare le tue prestazioni verso un risultato inferiore rispetto alle tue potenzialità. Hai la necessità di creare un dialogo interno potenziante, conoscendo degli strumenti e poi applicandoli, perché la grande differenza viene data quando conosci gli strumenti e poi li applichi. Poi ho accennato alla gestione delle emozioni. Piuttosto che quello che accade, perché nello sport come nella vita accadono e ci sono momenti belli e momenti meno belli, piuttosto che quello che accade, è ancora più importante come tu reagisci dal punto di vista emotivo ed il significato che tu dai agli eventi. Come gestisci le emozioni quando arriva un episodio? Che questo episodio è bello o anche meno bello? Ecco, saper gestire le emozioni e canalizzare le emozioni in modo efficace ti dà la possibilità di poter raggiungere nuovi risultati ed evitare anche quegli ostacoli che si presentano lungo. Poi mi ha chiesto anche per quello che riguarda la società, le società, vero? Bene, per quello che riguarda la società, le società sportive, così come per le aziende, ci sono tantissimi dettagli che possono fare la differenza. Anche qui accenna tre dettagli, che sono avere uno scopo chiaro e funzionale, avere una visione e la leadership. Per avere uno scopo chiaro si intende elaborare attraverso un procedimento guidato uno scopo che risponda alla domanda perché, cioè perché facciamo questa cosa, qual è il tuo perché, perché fai quello che fai, perché vuoi quello che vuoi, perché stai facendo questa azione, perché definendo il tuo perché tu trovi il tuo motivo che ti porta a fare delle azioni e che ti porta a superare quelle sfide che si presentano lungo il tuo percorso di vita come il tuo percorso della società. Ho parlato della visione, dobbiamo avere chiara qual è la direzione, tu devi avere chiaro qual è la direzione dove vuoi andare, dove ti vuoi dirigere nel futuro con la tua società, dove ti vuoi dirigere con la tua azienda. Avere un meta obiettivo chiaro e condividere lo scopo e la visione fa sì che la tua società abbia unione di intenti e senso di appartenenza, ovvero dobbiamo lavorare con il noi piuttosto che con l'io. Perché la forza del noi, la condivisione, è molto più forte e impattante e ti porta risultati nel lungo termine rispetto a lavorare con Dio. Poi ho parlato della leadership. Spesso si parla di leadership, sento utilizzare tanti termini, alcuni termini sono appropriati e altri termini sono inappropriati. Per leadership si intende la capacità di farsi seguire dalle persone, perché la leadership deve essere riconosciuta dalle altre persone nei tuoi confronti, piuttosto che ostentata e pretesa.
Leadership è innalzare il valore delle altre persone per renderle migliori. Ecco, in una società c'è la necessità di creare dei leader che diventino una forza del bene, una calamita che porta valore nelle altre persone, che porta valore nelle vite delle altre persone. In quel momento tu sei seguito perché sei un modello sia dal punto di vista morale, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale. Questi sono gli aspetti principali che mi vengono in mente adesso e che approfondisco anche negli incontri che faccio, sia con le società che con gli atleti sportivi. C'è sempre, come dire, un motivo interessante di quando ti si incontra, perché veramente valuti il tutto e tutto a 360 gradi, dove è proprio quello che uno si sente dentro, quando poi va fuori e si esprime al meglio.